Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master CAE. Continua la serie di video programmati sulla costruzione di un elemento scenico. Spero vi state passando delle buone ferie, io sicuramente sì. Al momento che registro non so cosa farò nelle ferie, ma sicuramente mi starò divertendo, almeno sicuramente non starò morendo di caldo. Comunque, per questa settimana dovete procurarvi un vecchio pennello, possibilmente da buttare perché lo rovineremo, perché in previsione della verniciatura dobbiamo aggiungere gli ultimi dettagli estetici e poi dobbiamo proteggere il polistirolo perché non si fonda quando è esposto al propellente e alle bombolette spray. E per proteggerlo useremo un'abbondante dose di colla vinilica. Era tutta la vita che sognavo di dirlo. Una volta che siete soddisfatti del risultato, bisogna fare ancora un passaggio prima di poter procedere alla pittura. Nonostante, come ho detto, questo polistirolo sia abbastanza denso, la pittura delle bombolette spray normalmente tende a rovinarlo. Non viene sciolto come del polistirolo meno denso, però comunque la superficie tende a vulcanizzarsi e non è una cosa positiva perché rovina l'impatto del modello. Per ovviare a questo, in realtà la cosa è molto semplice. Mischiate un po' di Vinavil nell'acqua, come se doveste fare la cartapesta per intenderci. Mischiate bene in modo che la colla vinilica si diluisca. E poi prendendo un pennello rovinato, anche perché dopo questo lavoro non dico che il pennello dovrete buttarlo, ma probabilmente dovrete buttarlo, cominciate a verniciare tutte le parti di polistirolo con questo misto di vinavile acqua. Questo incollerà un po' meglio i pezzi di polistirolo tra di loro. In più formerà una sorta di strato protettivo sopra il polistirolo che impedirà alla vernice di entrare direttamente a contatto col polistirolo e quindi non si rovinerà anche se lo dipingete a bomboletta. Questo è un passaggio che se dipingete tutta la struttura a mano usando colori acrilici, potete anche saltarlo. So che esistono in commercio anche delle apposite bombolette che usano altri reagenti chimici e che quindi possono essere spruzzate anche sul polistirolo senza problemi. Però io normalmente non le uso, non so neanche se le vendano nella mia zona. Ho sempre utilizzato questo metodo e mi sono sempre trovato bene. Aumenta un po' i tempi di lavorazione. Soprattutto perché non basta darne una mano, normalmente bisogna dare due o tre mani di Vinavil diluito sovrapposte per isolare bene il tutto. Però questo ha il vantaggio di fungere da ulteriore strato collante e quindi rendere le parti di polistirolo più solide, più fuse tra di loro. In più, io in questo caso non l'ho fatto perché mi sembrava ridondante, però se dovete anche aggiungere ulteriori texture come sabbia granulare per fare un effetto deserto o comunque fare un effetto sassoso, potete farlo naturalmente usando Vinavil molto meno diluito mentre fate questo passaggio. Mentre aspettate che la prima mano di polistirolo si asciuga, possiamo cominciare ad aggiungere qualche dettaglio alla nostra fortificazione. Personalmente, la cosa che mi piaceva di meno è che le parti a sbalzo rimanessero del tutto lisce e prive di grandi fronzoli. Quindi, per fare qualcosa di inerente all'ambito di Warhammer 40.000, che non richiedesse troppo tempo e non fosse troppo complesso da realizzare, ho pensato di fare un bordo superiore all'intera struttura e poi aggiungere degli scudi lungo le facciate e anche nella parete interna. Dato che sarebbe stato molto difficile riprendere le misure di tutto il bordo esterno per creare un bordino in un unico blocco, ho ritagliato una serie di strisce di cartone sottile, larghe mezzo pollice, e poi di volta in volta le ho attaccate e sagomate in modo che facessero aderenza al bordo superiore della struttura. Se volete, qui potete aggiungere anche dei rivetti, dei chiodini,
se state costruendo una struttura del caos, un bordo del genere, molto probabilmente dovrà essere irto di punte. Per le fortificazioni degli orchi, normalmente queste cose prendono la forma di dentature appariscenti e cose del genere. Cercate comunque di fare in modo che l'elemento scenico incorpori il flavor dell'armata che dovrebbe utilizzarlo. Magari aggiungete anche dettagli personali, cioè magari questa non è una fortificazione generica dell'Imperium, è una fortificazione della mia armata di Marine, quindi cerco di fare in modo che lo stile combaci con lo stesso stile che ho usato per dipingere e modificare le mie miniature, di modo che non solo l'elemento scenico abbia un impatto, ma sottolinei e renda ancora migliore l'impatto che ha poi l'armata dipinta che gli viene schierata intorno. Dopotutto, gli elementi scenici dovrebbero essere fatti per essere belli a vedere, ma non dovrebbero mai essere così appariscenti da oscurare le armate. Dopotutto Warhammer è un gioco che si basa sui modelli, non sulle casette costruite col cartone. Una volta realizzato tutto il bordo superiore, ho poi realizzato una serie di piccoli scudi da appiccicare all'interno per coprire le giunzioni tra le colonne. Questi non solo mi serviranno per coprire i dettagli che mi piacciono di meno, ma dato che non ho intenzione di dipingere l'interno in una maniera particolarmente accurata, mi serviranno anche per dare dei piccoli tocchi di colore per evitare che l'interno sia un'unica superficie metallizzata e basta. Intanto la prima mano di Vina Vile Acqua è stata assorbita dal polistirolo e si è asciugata, quindi possiamo darne una seconda. Io qui andrò ancora avanti a mettere Vina Vile sopra il polistirolo per un bel po', non preoccupatevi. Nel frattempo spero che il video vi abbia interessato, se vi è piaciuto lasciate un like e scrivete un commento che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master Kae e noi ci vediamo al prossimo video.